Buongiorno, buongiorno. Scusate, ho dimenticato di chiudere la porta. Scusate, ma sono d'accordo con la bimba che finché la porta è chiusa lei non entra. Quindi vi risaluto, buongiorno. Ho preparato per voi, ho preparato, speriamo che andrà bene, un brano italiano del XX secolo. Veramente nel mio repertorio non ce ne sono tanti, anche perché sappiamo tutti come è trattata la musica contemporanea in Italia, che si suona pochissimo per ovvi motivi. E quindi non c'era mai un'occasione giusta per eseguire la musica del XX secolo italiana in Italia. In Repubblica Ceca l'ho eseguita abbastanza. Quindi per oggi un compositore bresciano famosissimo, Franco Margola. Franco Margola ha dedicato al flauto una valanga di brani per flauto, solo due flauti. Flauto e oboe, flauto e fagotto, flauto e non so ancora che cosa. Più di 20 pezzi con la chitarra. Infatti ho conosciuto Franco Margola attraverso uno dei brani con la chitarra, perché mio collega un giorno ha portato un suo brano e sono rimasta molto incuriosita, perché la musica è davvero molto bella, appagante e piace anche al pubblico. Quindi dopo questo brano con la chitarra ho fatto la ricerca e ho trovato la sua sonata prima per flauto solo che vi suonerò oggi. Dobrý den, všechny zdravím přes Alpy. A na dnešek jsem pro vás připravila italskou hudbu, italskou skladbu 20. století, kterou jsem měla možnost hrát asi před 10 lety, že jsem hledala program, který já pravidelně natáčím do Českého rozhlasu, abych se neodposlouchala. Tak vždycky si vymyslím nějaký nový projekt. A kolem roku 2012-13, už nevím, jsem natáčela solové skladby pro flétnu a do nich jsem přidala solové české skladby pro flétnu a mezi ní jsem přidala i tady tuto skladbu. Jedná se o Sonata Prima od italského skladatele Franco Margola. Franco Margola se narodil, žil, působil a zemřel ve městě Brescia. A je to velmi významný skladatel. Narodil se v roce 1908. Pro nám flétnistů zanechal obrovské množství velmi kvalitní literatury. Přes 20 kompozic s kytarou, jenom to bych chtěla říct, potom velké množství i s klavírem, ale různý druh komorní hudby pro dvě flétny, flétna hoboj, flétna fagot, flétna violoncello, ani přesně nevím co. Takže toho repertoáru je fakt hodně a hudba je velmi pěkná. Určitě flétnu s kytarou najdete v YouTube, protože to se hraje hodně. Quindi, la sonata prima di Franco Margola a tre tempi è brevissima. Spero di riuscire a eseguirla bene perché è uno di quei brani che bisogna studiare e visto che l'ho studiata l'ultima volta nel 2012 e adesso da una settimana ce l'ho sul leggio e me la suonicchio. Ancora un'informazione, lui l'ha composta nel 76. Ispirato alla musica, alla partita per flauto solo di Johann Sebastian Bach, la stessa ispirazione che ha avuto Jan Novák prima di scrivere i famosi preludi e fughe per flauto solo, che vi ho già suonato una, quindi il Bach fa ispirare tante persone. Thank you.
bello, molto polifonico, si riconosce sotto proprio l'ispirazione di Bach, quindi spero che è piaciuta anche a voi. Tanto non faccio soltanto libro, Franco Margo la cerchete, oddio, le dite, non ti se na casa, nenom italska vidani, a YouTube e toho plno. Quindi vi saluto da Treviglio, ci vediamo domani, un'altra giornata a casa. Ciao!